Ehi, la ciurma! Io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Siamo sempre sulla nave che ci ha speronato, la nave degli alieni, diciamo così, dove le torrette non ci vogliono per niente bene, abbiamo visto, ma neanche gli alieni, perché avete visto qua quanti ne abbiamo dovuto tirare giù nello scorso video. Abbiamo finito le munizioni per il cannone, ma piombo ne abbiamo comunque sempre a disposizione per tutti. Console di controllo ventilazione, vediamo se riusciamo ad attivare prima che ci secchino. Ok, no, funziona. Ok, così magari riusciamo ad andare. Ecco, dobbiamo tornare alla turbina 3. Ripassiamo di qua. Gente che ci vuole molto bene, proprio carnalmente. Di qua è un bel corridoio per un'imboscata, ma infatti non credo che se lo lasciano sfuggire. Se che cos'è sto casino. Wait, fortuna che mi si è chiusa la porta prima che arrivasse il colpo, se no mi sarei preso un bel po' di pizza in faccia. Dati? Là ci sono dei riconoscimenti, ma non posso arrivarci? Vado a fare prima tutto il giro di là per la turbina. Ah no, si passa di qua. Prendiamoli, scusate. Due corpi umani e dei riconoscimenti. Ah, sono delle munizioni per il lanciafiamme, di cui però ho il caricatore pieno. Di qua si rientra, vero? Sì. Ma di qua tra l'altro si può passare? No, no. È bloccata questa stanza. Rilevata fuga al plasma, oddio. Vuol dire che dobbiamo passare anche di là probabilmente. In futuro. In un futuro non tanto roseo. Allora, t'ho visto, t'ho visto. Tutti. Bomba alieno. Alieno, ti ho visto, sei sotto il muretto del marciapiede. Beh, ci siamo capiti, no? Guardate come è venuto a braccia aperte verso il mio dolcissimo piombo. Sono così innamorati del mio piombo, questi alieni? Non ne possono fare più a meno. Adesso ci sarà un'altra imboscata qua, volete vedere? Eccola! Sapevo io. Via. Fatemi passare. Perché ho qualcosa da consegnare. Ce n'è per tutti, eh. Senza fretta, un po' alla volta. Ciao. Ciao. Volevi? Volevi! Non sono morti tutti, ma dai, non si fa neanche un attimo a distrarsi, che già sono tutti morti. Ma meglio così possiamo continuare la nostra passeggiata allegra. Allora, andiamo. Ciao! Di qua, no, quello è l'ascensore forse. Sì, qua mi pare l'ascensore con cui siamo arrivati. Di sto passo però finiremo le munizioni molto in fretta.
fatto un breve salvataggio. La cosa non mi piace. Viecce? Viecce? Ciao. Andati, andati, andati. E noi prendiamo kit medico grande. E lì, riconoscimento. Lasciami prendere questo riconoscimento, ok? Urla, ok. Ciao. È stato un piacere. Posso uscire di là a prendere della roba? No. Basta, mi hai rotto quello tu. Dove si bug? È sparito. Boh. Lol. Ma si bucano qua, spariscono, avete visto? No, quello là no. Ma gli altri che sono caduti là sono spariti proprio. Ce n'è uno là. Ciao! Volevi farmi una sorpresa. E ci sei riuscito abbastanza. Chi c'è che arriva? Ciao, 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 ciao. Era di qua che c'erano i big money. No, forse l'hanno già preso di qua. No, c'è un kit medico piccolo, sempre meglio che niente. Torniamo indietro. Andiamo a attivare. Nel ponteggio è già attivo. Però, per simmetria, credo che ci sarà il pontile anche di là. C'è questa specie di piattaforma anche dall'altro lato della turbina numero 3. Quindi un salto lo farei lo stesso. Anche perché di qua non ci siamo mai passati, visto che ci sono tutti questi corpi umani. Qua c'è una torretta e non mi piace la cosa, perché probabilmente si attiverà. Come è successo con la turbina 2, mi pare fosse la 2. In cui tornando indietro quelle turbine ci hanno, cioè quelle torrette ci hanno ammazzato di brutto. Chi è? Cosa vuole? Ah, da dietro. Mi hanno stupito. Credo arrivassero dal solito passaggio di sempre. Chi urla? Chi urla? Vorrei sapere chi urla. Basta, mi state rompendo l'anima con tutti questi urli stupidi. Ecco, dammi dei riconoscimenti. Cos'è sto marea di gente? Via, 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 via. Moriteci, moriteci. Una miseria, erano tutti qua ad aspettarmi. Tanto che ho finito praticamente il caricatore. Il fatto che ci sia una presa per l'alimentazione qua non mi piace molto. Teniamo questo, andiamo di lanciafiamme. Mi sa che andremo di lanciafiamme, perché questo lo finiremo prima. Dov'è sto tipo che urla? Dove sei? Ma continuano a urlare, non mi sento. Ah, ecco. Ok. Siamo pronti? Volete arrivare anche da qua? Ma sembra che ci lasciano lavorare per ora. Ok, la 3 è online. Ecco, si sono attivate le sentinelle di difesa. Allora, dove devo andare? Come dritto? Non posso andare dritto. Non c'è una porta alla dritta, se non sbaglio, eh. Vorrei fare un salto qua dietro.
Devo passarla di lato, credo. Sì, no, forse. Boh, noi andiamo qua. No, ok, dovevo passare di qua. Come per cercare un percorso alternativo? Adesso me lo dici. Dove passo, scusa? Come esco di qua? Ma... Cribbio, io ero al sicuro. Si è messo a spararmi proprio mentre... Mentre è partita la cutscene, porca di una miseria. Adesso quella mi ha visto. Vero? Sì, dovrò fare una corsa come se non ci fosse un domani. Via. No, non mi era... Boh, si è disattivata, non lo so. Allora, passiamo di qua. Percorso alternativo. Fortuna che hanno sfondato di là, altrimenti sarei rimasto bloccato là con le torrette. Ma loro vogliono troppo assaporare il piombo. Questo è uno di quegli scemi che spara sti... Quelli là mi stanno proprio odiosi. Sapete quando stanno... Proprio sull'anima. Ok, c'è un corpo umano. Da che parte devo passare? Ah, per forza di là, perché... Qua la strada è interrotta, quindi andiamo di qui. Cos'è tutta sta gente che arriva? Tutto questo larvame. Si può? Ok. Tanto un piacere, arrivederci, alla prossima. Perché ha fatto tutto quel suono strano? Non sembrava una parete che si frantuma in realtà, eh. No, credevo che esplodesse, però effettivamente non può esplodere, altrimenti non sarebbe là a contatto con il fuoco. Ma di qua siamo già passati? Sì? Ma chi fa ste urla? Ma... Di qua cosa c'è? Niente. Ci saremmo già passati allora. Basta. Allora, andiamo di qua, vediamo se per caso c'è... Oddio. Da che parte devo andare? Vabbè, innanzitutto spostiamoci di qua. Al pelo. Qua c'è qualcosa che ci siamo già passati di qua. Sì, mi sembra di sì. Ok, allora, vediamo un attimo, devo passare di là. No, dovevo andare di là, ma porca miseria, mi stai prendendo in giro. Che rabbia. Ok, e di qua, sì, qua è dove siamo passati prima. Ah, ok, ora possiamo riattivare il ciccio puzzi qua. Sarà uno di quei conti alla rovescia, meglio non correre perché... Credo che avremo dei gran casini qua prima di attivare il tutto, eh.
Console control canale. Vai, attivati. Ok. Sta andando tutto troppo bene. Systems activated. E anche questo è andato. Ci resta l'ultimo, vediamo, 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 vediamo. O salta qualcosa o ci arrivano degli alieni addosso. Piazza il modem su quella console, una miseria. Ispezione in corso, qua credo che... Per accendere i motori dovrei attivare i bacini di raffreddamento. Alzare il ponteggio fino all'ascensore di accesso per quel ponte. Continua a procedere. Gran bella storia. E da dove devo passare? Di qua? Ah, qua è una zona dove non eravamo passati prima. Controlliamo bene se ci sono degli oggetti in giro. Ecco, tipo dei riconoscimenti. Ah, ma che diamine, adesso l'ho capita perché riconoscimenti, perché l'avranno preso nelle stringhe di traduzione come credits, i riconoscimenti del videogioco alla fine, e l'hanno tradotto uguale probabilmente. Per quello i crediti sono dei riconoscimenti. Oddio. Cioè, proprio pessima sta storia. Traduzione terribile, cioè io avrei potuto farla meglio. Non ci hanno fatto attenzione probabilmente. Di qua c'è qualcosa, barra qualcuno, c'è un corpo umano che non si butta mai. Nulla di interessante, un altro. Vorrei trovare un terminale Intex quasi quasi, sai? Ci starebbe bene un terminale Intex. Per non dover fare 40 i crediti. Riconoscimenti. Per non dover fare 40.000 un kit medico piccolo ci sta bene, sai? E... Volevi. Continuo dritti, allora, presa per l'alimentazione. Non mi piace perché... Se posso piazzare una torretta vuol dire che ci sarà qualche brutto tizio in giro. Rilevo un'incredibile forma di vita superiore da qualche parte lì vicino, ma non sono capace di localizzarla. Stai in guardia, Conrad. Sarà molto probabilmente quel vermone enorme di prima. Ma se non trovo un terminale Intex prima, si è nei guai. Sapete? No, spero che lo metta un terminale Intex un attimo prima, perché sennò... No, quella forse era già morta, effettivamente. Però guardiamo di qua se non ce ne sono di vive, per caso. C'è un terminale Intex qua. Quindi mi sa che il prossimo punto sarà molto, molto delicato. Andiamo a salvare e credo che a questo punto ci vedremo nel prossimo episodio. E direi che a questo punto non manca più tantissimo, eh. No, prendiamo tutte le munizioni che possiamo. No, quanti soldi abbiamo? Possiamo fare qualche potenziamento o no? Neanche vendendo la torretta. Vediamo un attimo di potenziamenti cosa abbiamo.
Fucile d'assalto. Impiega meno tempo per ricaricarsi completamente. Il cannone, ma non abbiamo più munizioni. Vabbè, compriamo munizioni a sto punto. Allora, finite le munizioni. Compriamo il cannone. Compriamo il lanciafiamme. Non ci stanno più. Vediamo invece i kit medici. Tre piccoli ci sta. Vendiamo le due granate a frammentazione che tanto non usiamo. Un grande. Ci restano dei soldi per altre munizioni? No. Allora andiamo a salvare qui. E a concludere il video. Io vi ringrazio per la visione. Vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto. E a iscrivervi se per caso non l'aveste ancora già fatto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!